Abbiamo diciamo, pensato di organizzare insieme all'amministrazione comunale di Mazara del Vallo l'opportunità di fare una giornata dedicata appunto a queste persone meno ambienti e diversamente abili. Grazie al consigliere Foggia che ci ha dato la possibilità di poter organizzare questo spettacolo qua e un ringraziamento particolare anche all'amministrazione di Mazara del Vallo che ci ha ospitato per una decina di giorni appunto per poterci esibire in questo splendido comune. In effetti è un'eccezione avere qui i nostri carissimi amici disabili. Non in una struttura dove c'è sofferenza, ma in un luogo così ameno, così bello, così ricco di stimoli ricreativi, di stimoli gioiosi. E loro più che mai ne hanno bisogno, perché sono persone molto sensibili, molto gioiosi per quel poco che la vita può donare loro. E sono loro che ci fanno apprezzare, ci fanno valorizzare le cose che noi di solito diamo per scontati. Quindi ringrazio di vero cuore l'amministrazione del... Anche noi che siete venuti per un giorno ad essere nostri ospiti. Perché denota veramente una grande sensibilità e una ricchezza umana non comune, perché non tutti guardano hanno attenzione a questa categoria, esatto, di persone. E di solito si guarda al guadagno, invece veramente ci avete offerto un bellissimo pomeriggio. Grazie a voi. Il vero ringraziamento lo si può cogliere nello sguardo gioioso, veramente gioioso, di queste persone diversamente abili. Innanzitutto io mi corre l'obbligo di ringraziare diciamo, tutta la famiglia Orfei in qualità di consigliere comunale della città di Mazara del Vallo. Ringrazio Cincinnati che mi ha dato questa opportunità, sinceramente parlando, nel momento in cui io gliel'ho chiesto è stato subito disponibile, perché è giusto dare attenzione a chi è stato meno fortunato di noi e che non ha magari la fortuna di assistere a un evento del genere. Voi sapete che questa non è la prima iniziativa che il consigliere Foggia insieme all'amministrazione comunque ha fatto già in passato, infatti questa è figlia del grande successo che abbiamo avuto con le giostre gratis per i bambini. Naturalmente io sono contento, sono orgoglioso, perché sono convinto di dare sempre voce a gente che è stata, come ho detto poco fa, meno fortunata. Continuerò a fare questo tipo di politica, sto sempre vicino al disagio sociale perché è quello di cui magari io mi occupo prima di tutto. Naturalmente non sarà l'ultimo, ringrazio sempre chi mi ha coadiuvato, ringrazio anche la stampa che sta dando questa opportunità di dare una visibilità importante ad un circo che comunque si è prestato veramente per regalare un sorriso a questi ragazzi, e io voglio continuare a fare questo. Ringrazio anche l'amministrazione, guardata l'assessore Monteleone che ha accolto anche il mio invito, ma tutte le associazioni che stanno partecipando come l'Orchidea e anche i ragazzi associati di quartieri di Mazara del Vallo come Mazara 2, Via Potenza e Borgata Costiera. Siamo molto contenti di essere qua oggi perché diciamo, c'è l'occasione di poter godere di uno spettacolo. Come dico spesso a Ciccio e come diciamo spesso noi, questi ragazzi non hanno bisogno di altro se non di opportunità. Opportunità come questa, varie opportunità di poter fare sport, di poter stare insieme, di poter godere lo spettacolo. Quindi io ringrazio Ciccio, ringrazio chiunque offra a questi ragazzi le occasioni, perché in questi momenti la loro disabilità scompare, loro si divertono, sono felici e quindi i loro problemi vengono dimenticati. Quante più occasioni di integrazione o di svago si riescono a creare, tanto più questi ragazzi godono di giornate come noi di grande divertimento e di grande solidarietà. Perciò grazie ancora e speriamo che siano più numerose queste opportunità per loro. Ringraziamo Ciccio Poggio per averci invitato qua a questa serata, aver invitato i bambini di Costiera, ovviamente li ha reso felici. Grazie ancora da tutta Costiera ovviamente.